Ormai al quarto minuto di gioco e la Roma è già in vantaggio perché pochi secondi fa ha segnato proprio lui, Amato Ciciretti, con la maglia numero 10, ha concluso con un sinistro alle spalle del portiere bianco celeste, quella centralmente per Viviani, nel cerchio di centrocampo, gira tutto in direzione destra verso l'incenego, anticipato però da Manuel Stani, lancia in controfete Parreto, che è solo attenzione a Parreto contro Mirko Pignacelli, Parreto il tiro! Ma che errore della difesa della squadra giallorossa, davvero un buco incredibile. Eh sì, perché Nico è stato preso in controtempo dal passaggio di Viviani, che era comunque efficace, è stato preso in controtempo, però il terzino destro di Alberto De Rossi è andato in contropiede la Lazio con Barreto, che ha preso di infilate due difensori centrali, Parma e Romagnoli, si è infilato proprio in mezzo a loro due e ha timbrato il cartellino con la punta. Nulla da fare per Pignacelli, Lazio pareggia. Però ora Piscite non la palla sul piede sinistro, prova a toccare sul palo opposto, arriva Carrai di testa, il colpo verso il centro e c'è la rete della Roma, ha segnato la Roma, sì, è un autorete, anche se Leonardi va a esultare, ma la Roma passa di nuovo in vantaggio, durata solo 30 secondi, la gioia del gol laziale, Roma 2, Lazio 1. Troppo scoperta però la difesa della Lazio, che dopo aver trovato il gol del pareggio si è subito rilassata e la Roma puntuale come un cobra, proprio come Leonardi, ha morso ed è passato nuovamente in vantaggio. 2-1 Gabriele. Viviani ancora allarga a destra in direzione di Negò, di prima a cercare Amato Ciciretti, centralmente ancora per Caprari. Diretto il suggerimento per Caprari, che sono davanti al portiere Caprari! Della Roma, il 3-1 di Gianluca Caprari, ma che Roma qui a Formello. Ma che palla di Ciciretti invece, che ha fissato di andare con il sinistro e poi ha imbucato a destra per Gianluca Caprari, che freddo, letale, micidiale come dicevi tu, ha messo alle spalle di Scarpagna. 3-1, che reazione da parte della Roma. In diretta proprio da Formello, Gabriele Piantoni e Gabriele Giustiniani con Noemi Pierini, che è la nostra bordocampista, che tra poco andremo a sentire per anche tastare le sensazioni dalla panchina. C'è stata la Parreto, la botta e trova il gol del 3-2, piuttosto fortunoso il gol di Parreto, comunque fa la sua doppietta, la doppietta importante che rimette in carreggiata la Lazio, che era stata poco incisiva fino a questo momento, una carambola come sottolineavi giustamente tu. Proprio a Donati che suggerisce centralmente per Rossi, che passa dei piedi di stampa, il suggerimento per Cipone di testa, il pareggio Lazio, un gol bellissimo di Cipone, bello, un gol fantastico di Cipone, nulla da fare per Pignacelli, la mossa vincente di Alberto Bonini, che l'ha buttato nella mischia, per la verità non ha toccato neanche un pallone fino a questo momento, ha toccato probabilmente quello più importante, il pareggio della Lazio, 3-3.